Benvenuti nella stanza del laser. Questo è il nostro laser principale e qui abbiamo caricato il nostro disegno che abbiamo realizzato di là. Sono due pezzi che vogliamo andare a tagliare in due colori differenti di feltro. Quello che dobbiamo a questo punto indicare al nostro software sono i valori che servono per il tipo di materiale che vogliamo tagliare. In questo caso utilizzeremo del feltro e per ognuno di questi materiali, in base anche allo spessore e al tipo di taglio che vogliamo realizzare, abbiamo dei valori differenti che abbiamo allegramente messo qua sul fianco per essere sicuri di averli tutti quanti a mano. In questo caso andiamo a cercarci il dato per il feltro colorato, lo vogliamo tagliare a una velocità di 100 e a una potenza di 30. E io questi dati dov'è che li posso trovare? Li trovo su internet? Li trovi su internet, trovi le indicazioni, li trovi di solito come tabella di massima quando compri il laser, ma alla fine dei conti, man mano che fai le tue prove, li inserisci e li correggi. Anche perché dipendendo da quanto è magari nuovo il tubo del laser, quanto è pulita la lente e via dicendo, potrebbe essere di doverli sistemare. Per cui ogni tanto vengono aggiustati, ci sono post-it, segni e ogni tot lo ristampiamo con i dati aggiornati. Quindi inseriamo questi due valori. Noi vogliamo tagliare però un pezzo alla volta perché vogliamo avere la schiena di un colore diverso, quindi temporaneamente uno dei due lo cancelliamo in modo che ci tagli solo questo e andiamo a mettere sul nostro laser il pezzo di feltro della dimensione adeguata. Controlliamo le misure chiedendogli di fare una cornice che ci indica qual è l'ingombro massimo. Chiudiamo il laser, via la macchina da dentro. E questo è quello che abbiamo positivo e negativo. Ok, è stato velocissimo. Altro che. Da una gran soddisfazione tagliare al laser. Adesso facciamo la schiena. Eccola qua. Adesso è finita? No, adesso dovremo fare tutta la parte di elettronica, ma ne tagliamo anche un'altra così ne facciamo una coppia e poi lavoriamo in tandem. In generale quando si taglia al laser bisogna sempre stare estremamente attenti ai materiali. Alcuni sono pericolosi. Alcuni lasciano sostanze tossiche che possono essere dannosissimi e alcuni semplicemente non tagliano bene. Quindi prima di provare qualcosa che non conoscete, informatevi bene online e quando siete sicuri comunque fatelo con attenzione, con qualcuno che controlla, metti mai, zone ben areate e via dicendo. Adesso che abbiamo due bellissime tartarughe marine, possiamo andare a pensare di farle illuminare un pochino. Andiamo! Che cosa ci serve? Abbiamo i nostri pezzi fatti in feltro tagliati. A questo punto bisogna avere i LED e ci vuole una batteria fondamentalmente per alimentare il nostro LED e possibilmente anche uno switch in modo da accenderli e spegnerli facilmente senza dover togliere e mettere la batteria. Questa volta andiamo sul facile, ci sono vari modi per fare questo tipo di circuito, ma questa volta andiamo nella maniera più semplice e utilizziamo questo che abbiamo comprato, che è già un portabatterie in cui poi si inserisce una batteria bottone, le classiche CR2032 batteria bottone, quella della bilancia di solito della cucina, che ha già inserito il suo piccolo switch on off. A lei abbineremo i nostri LED. Anche qui, stavolta andiamo sul semplice e utilizziamo questi, che sono fatti apposta per poter venire cuciti. Quindi sono già piatti, sono la stessa identica cosa di questi LED qui, ma sono già ottimizzati per venire cuciti, quindi hanno un positivo e un negativo. Okay. Quindi i fori che vediamo servono per essere cuciti sul tessuto. Esattamente, non useremo il cavo elettrico, ma useremo un filo speciale, che è un filo da cucito comunque, quindi morbido, che si compra in un rotolino, che però conduce l'elettricità. Facciamo un attimino di chiarezza su come è fatto il circuito. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Allora, qui abbiamo un LED classico, standard, e una batteria nel suo portabatteria per semplificare. Quindi il nostro LED è fatto in questa maniera, ha un terminale lungo che è il positivo e un terminale più corto che è il negativo. La batteria la mettiamo qui con un polo negativo e un polo positivo. Quando noi colleghiamo positivo con positivo e negativo con negativo, che succede?
Si illumina il LED. Esattamente. Eccolo. Noi però in questo caso usiamo questi LED che sono un po' particolari e questo portabatterie. Quindi facciamo, e ne abbiamo due soprattutto. Rifacciamo il disegno. Abbiamo i nostri due LED che hanno positivo e negativo. Li orientiamo nella stessa maniera solo per semplificarci la vita. Poi abbiamo il nostro portabatterie che ha un positivo e un negativo. Ne ha due in realtà, in modo che possiamo collegare più cose. Cosa facciamo? Come sempre, positivo con positivo e al positivo della batteria. Quindi colleghi due LED al positivo della batteria, diciamo, dello schizzo. Esattamente. E la stessa cosa dall'altra parte, negativo con negativo e fino a giù. A negativo la batteria. Prendiamo i due lati opposti solo per evitare di incastrarci e di certo attaccarci uno con l'altro. E cosa succede? Che si illumina i nostri occhietti. Fatta. La prima cosa da fare per essere sicuri di non fare tutto quanto un lavorone e avere un LED che poi non funzionava dall'inizio è appunto controllare il nostro LED. Per controllarlo usiamo un multimetro. Ne abbiamo i multimetri carini qua in Fab Lab, questo della Fluke mi dicono che è famosissimo. I LED hanno sempre un positivo e un negativo, positivo rosso, negativo nero. Li facciamo coincidere, sarà difficile vedere perché c'è un sacco di luce qui, però si accende il nostro LED. Quindi noi li vogliamo qua, i nostri due occhietti. Io direi che potremmo fare due fori in modo che da sotto si veda poi la luce. Ci eravamo dimenticati nel disegno originale di mettere i fori per gli occhi. Visto che il feltro è acrilico e si scioglie molto facilmente, utilizziamo in maniera impropria il saldatore per fare appunto i due forellini che permetteranno di vedere la luce sul retro. Ma il file lo mettiamo dopo, vero? Certo. Con gli occhi già fatti? Con gli occhi già fatti, facciamo un favore per chi non ha saldatori a casa. Poggiamo i nostri due LED in corrispondenza dei nostri fori. E state attenti di orientarli nella stessa maniera, così sappiamo di avere i due più in alto e i due meno di sotto. Più e più. Certo. Ok. Quindi questo deve stare messo così. E la nostra batteria... sulla pancia. Sì, togliamo fuori la batteria che ci dà solo fastidio. La metteremo qui. Dobbiamo anche pensare dove mettere il nostro... la nostra spilla dopo. Sta tra i LED della batteria o non è un posto perché, dove metterlo? Eh no, perché lei è di metallo questo. Per cui se ci fa contatto e unisce il cavo che va al più e il cavo che va al meno, va in cortocircuito. E quindi la batteria poi si surriscalda e non funziona più. E dobbiamo pensare un attimino in maniera creativa. Se pensiamo di farla stare così, possiamo metterla in corrispondenza qua in alto. Sì, mi sembra una buona idea. Cioè, anche perché sulla testa non riusciamo. No, sulla coda sul fondo poi. Sul schiena. Rischi che ti cada. Gli lasceremo lo spazio qui e quindi sposteremo il nostro portabatterie il più possibile verso il basso in modo da lasciare lo spazio poi qui per la nostra spilla. Perfetto. Adesso stiamo facendo il meno. Lo orientiamo il più possibile al centro. E quindi qui ci vuole un po' di pratica. Di cucito, no, figurati. Il più è cercare di nascondere il più possibile i punti che non si vedano sul fronte. Ok, pratica di cucito, la chiamo io. Con la pecora era più facile perché poi ho coperto tutto. Ah, quindi stai dicendo che sotto la frangia della pecora... ci sono cose che non volete vedere. Una buona cosa da fare con il filo conduttivo è dopo passarci magari un po' di lacca per le unghie. Ah, la rubate alla fa? Sorella, alla mamma o la vostra, perché io sono sempre d'accordo che sia la vostra. È comoda perché fissa tutto quanto, salda tutto quanto ed evita che poi si sfrangi. Quindi abbiamo cucito il meno, adesso ci possiamo spostare. Io resto sempre a metà del feltro in modo che da davanti non si veda niente, vedete, davanti siamo puliti. Ci spostiamo. Quindi qui il filo sostituisce il rame praticamente, il esatto. Filo di rame quando si salda. Esattamente. Ok, i due meno adesso sono cuciti. A questo punto posizioniamo il portabatterie
che abbiamo detto lo metteremo il più in, verso il bordo possibile, in modo da lasciare posto qui per la nostra spilla. Ci spostiamo, io approfitto sempre che ho un bel feltro spesso e passo in mezzo al feltro in modo che è un po' isolato. Vedete? Quindi fai un ponte praticamente, un sottopassaggio. Esatto. Arrivo al mio meno della mia batteria, state attenti che sia il meno, e adesso gli do un due punti per fissare anche questo. Ok, dopo un paio di punti fissiamo il filo bene, passando sempre nello spessore del feltro in modo che da davanti resti tutto bello pulito. Gli facciamo un bel nodino, passando due volte nel cappio, chiudiamo tirando bene e tagliamo il cavo. Pronti. E qui abbiamo fatto il meno. Adesso tagliamo il filo perché considerate che questo è un altro collegamento. Non deve in nessuna maniera andare a interferire con il primo. Andiamo con i più. Nodino in fondo. Un paio di punti. Tirateli bene in modo che faccia bene contatto. Perché il nostro filo deve fare un buon contatto fisico con la parte di metallo del LED. Poi passiamo di nuovo dentro senza sbucare da davanti. Quindi puoi farli più giri intorno all'occhiello. Io gliene faccio un paio per sicurezza, giusto per non essere va in sicura. corto. No, no, basta che sia sempre lo stesso, sempre con il più o sempre con il meno. Per cui di nuovo scompariamo dentro al feltro, così siamo sicuri di restare belli isolati. Eccoci qua. Siamo arrivati dal più, Giri intorno al più. due giri intorno al più e fissiamo il filo. E se tutto va bene, mettiamo la batteria e si accende. Funziona o non funziona? Abbiamo finito. Batteria, siamo su off, giriamo. Sei! Funziona! E adesso gli mettiamo il suo bel carapace, che poi è la versione autunno-inverno, primavera-estate, a discrezione. Base alle scarpe. Assolutamente. E l'unica cosa che ci manca a questo punto è di fissare anche con un filo normale la nostra spilla. Ok. Per poterla mettere sulla giacca. Ok. Cosa è successo qua? Non lo so. Come rovinare la punta di un web. Benissimo. È arrivato Carlo. Oh, si accorge. È il momento della verità. Dove è la batteria? Intanto siamo pure. Mi sembra. Non più di tanto, ti dirò.